Quando un soggetto all'interno del nostro sistema economico effettua una spesa, quella spesa diventa automaticamente, sempre e invariabilmente, il reddito di qualcun altro. Quindi un principio macroeconomico fondamentale che dobbiamo tenere a mente e che utilizzeremo successivamente per sviluppare la nostra analisi, per esempio all'interno della lezione 4, partendo da questo semplice principio che la spesa di qualcuno in economia è sempre il reddito di qualcun altro, sempre. Vi faccio un esempio per cogliere in maniera ancora più efficace questo. Immaginate che, per esempio, Maria Luisa, uscita adesso da lezione, decida di andare a pranzo al ristorante che si trova qua davanti. Nel momento in cui Maria Luisa andrà a pagare il conto per il suo pasto, la sua spesa si trasformerà automaticamente nel reddito del nostro ristoratore. E quindi vedete come la spesa di qualcuno diventi sempre il reddito di qualcun altro. A sua volta, ovviamente, il ristoratore potrebbe decidere nel pomeriggio di andare, per esempio, al bar con gli amici e offrire da bere, oppure di portare la moglie a cena a fine giornata. Anche in quel caso, quindi, la spesa del nostro ristoratore si trasformerà nel reddito di qualche altro soggetto. E questo vale ovviamente per tutti i soggetti che compongono un sistema economico nel suo complesso. Tanto